Non mi ricordo come volevo cominciare. Oggi in questo video vi parlo finalmente di quelli che sono stati i miei 6 anni a medicina. Ora che ho questo canale posso approfondire meglio questo argomento, che sono anni che mi chiedete di affrontare su Instagram, dove però non l'ho mai fatto veramente in quanto il mio profilo parlava di altro. Ma giustamente io sono anche questo. Sono stata una studentessa di medicina, adesso sono entrata in specialità e visto che so che c'è tanta gente interessata all'argomento, finalmente lo tratterò qui. Quello che voglio fare con questa serie di video, questo sarà il primo, ma probabilmente ne arriveranno altri, è raccontarvi la mia esperienza per cercare di lasciare un messaggio, spero positivo o comunque per farvi riflettere, sia che voi stiate già affrontando questa cosa, ovvero medicina, sia se state pensando di sceglierla. Partiamo dal liceo. Io sono sempre stata la classica ragazza studiosa, la più brava della classe, quella che prendeva bei voti e diciamo che quella era la mia unica missione, nel senso che non avevo grandi hobby, avevo un gran senso del dovere, ero una ambiziosa, una perfezionista e da sempre ero stata abituata a studiare. Avevo un buon metodo, ero molto capace e brava. Al liceo io ho fatto lo scientifico, mi piacevano tutte le materie, ma sicuramente avevo una preferenza per quelle scientifiche. Quando è arrivato il momento di scegliere l'università, sapevo di voler fare qualcosa appunto riguardante le materie scientifiche e tra tutte, sempre per quel mio lato, diciamo, ambizioso o comunque che puntava in alto, medicina era il massimo a cui potevo aspirare e mi sono fissata di voler fare medicina. La mia scelta ai tempi non era affatto basata su quello che medicina mi avrebbe dato, ovvero il lavoro da medico, ma era più per quello che medicina mi avrebbe fatto studiare. Io ho l'idea di studiare il corpo umano, l'anatomia, la fisiologia, come funzionavano le nostre cellule. Questo mi affascinava e lo penso ancora ad ora, nel senso che scoprire come funzioniamo, secondo me, è la cosa più interessante che ci possa essere. E sicuramente la mia scelta si è basata tanto su questo. A quei tempi ero in quinta, avevo qualche amico più grande che aveva provato il test e che invece mi aveva iniziato a inculcare nella testa che fosse una scelta sbagliata. Mi dicevano: non avrai più vita sociale, ti rovinerai, dovrai studiare tantissimo. E questo mi aveva abbastanza destabilizzata, per cui avevo iniziato a mettere tutto in discussione e a dire: ma davvero vuoi fare questa cosa? Lo sai cosa vuol dire? Quanti sacrifici, quanti anni di studio ti aspetteranno? Ma nonostante questo, la mia testa diceva: tu lo puoi fare, se non lo fai tu non lo può fare nessun altro, quindi tu lo farai. Mentre poi in alcuni momenti di debolezza avevo i ripensamenti e mi dicevo: ma chi te lo fa fare? Il punto è che non vedevo nessuna alternativa valida per me. Mi sono iscritta al test e quindi per forza di cose ho studiato. L'estate dopo la maturità ho studiato molto con una mia cara amica che poi è entrata anche lei a Torino. Ho fatto il test e ammetto che il giorno del test non ero convinta al 100%. Io sono sicura, e lo rimpiangerò sempre, che quel mio non essere così convinta ha fatto sì che io non entrassi a Milano, che era la mia prima scelta. Sono entrata a Varese, dove io non volevo andare. Ho scritto alla mia professoressa di scienze del liceo, che mi ha detto: un test di medicina non si butta, tu devi andare. E non ci ho pensato due volte. Nello stesso tempo ero anche entrata a biologia e avevo anche fatto il test per le professioni sanitarie per fare l'ostetrica. Non chiedetemi perché, ma boh, pensavo che poteva essere una cosa carina fare l'ostetrica e far nascere i bambini, però in realtà ora col senno di poi dico: boh, chissà da che pulpito mi è venuta. Comunque, mi sono immatricolata e ho iniziato a studiare medicina a Varese con l'idea di non trasferirmi, o meglio di resistere finché potevo facendola pendolare. Mi è andata molto bene perché ho trovato un sacco di compagni che facevano avanti e indietro da Milano, quindi abbiamo subito creato un gruppo in macchina, andavamo tutti insieme e sono bei anni, ho dei bei ricordi. Quindi insomma ero dentro, non lo realizzavo ancora. Adesso se mi guardo indietro ero davvero piccola, perché al primo anno di medicina comunque sei piccolo, sei appena uscito dal liceo e io l'ho voluta prendere seriamente. Ero la classica che chiedeva consiglio più grandi su come preparare gli esami, su quanto studiare, come studiare, quale materiale utilizzare e sono partita molto bene. Ho un ricordo dei miei primi, diciamo, 2 anni di medicina in cui io davvero ero una macchina da guerra. Studiavo tantissimo, avevo
un sacco di concentrazione, ripetevo tantissimo da sola a voce alta, studiavo anche in compagnia perché ho subito trovato delle compagne con cui studiare e diciamo io arrivavo agli esami che sapevo tutto. In particolare c'è stato l'esame di biochimica che ricorderò per sempre perché avevamo un professore veramente molto pignolo e severo. Bisognava studiare tutto quello che lui diceva a lezione, quindi io avevo iniziato a registrarlo e a fotografare tutte le slide, così a casa riscrivevo tutti gli appunti unendo slide più suoi commenti. Siccome ero anche molto precisina, disegnavo le molecole, queste cose qua, mi era uscita una cosa meravigliosa, nel senso che erano degli appunti veramente bellissimi. Tanto che una mia compagna un giorno mi disse: "Ma perché non li provi a vendere?" E io lì ho detto: potrei. E senza farlo apposta, qualche mio compagno ha iniziato a dire: "Ma non è che mi dai i tuoi appunti così cos'ha?" Gli ho detto: "Senti, se li vuoi, visto che stavo pensando di farci una dispensa, comprameli." E da lì è partito il mio business. E non so come, piano piano si è diffusa la voce e io avrò venduto una cosa come 300 dispense di biochimica in cui veramente c'era scritto tutto quello che dovevi sapere per l'esame, e ovviamente quello è stato un 30 proprio così liscio. Io ricordo quanto ero infallibile. Andavo a camminare, ai tempi avevo iniziato la BBG di Kaila, quindi avevo un sacco di camminate. Io quando andavo a camminare ripetevo tutti i metabolismi nella mia testa, e appena mi inceppavo perché non mi ricordavo magari una molecola, un passaggio, un metabolita, alla fine della camminata me l'andavo a vedere e da lì me lo fissavo nella testa. Ero una maniaca, lo ammetto, però questo ha fatto sì che io andassi molto bene e io sono fiera di me e sono fiera di come ho affrontato i primi anni di medicina, che invece al contrario per la maggior parte delle persone sono esattamente l'opposto, ovvero la gente ha fatica a ingranare a medicina perché magari il liceo l'ha sempre fatto un po' così superficialmente, un po' sempre senza approfondire, e in medicina devi studiare perché comunque sono cose molto difficili per il momento in cui le affronti. Ovviamente a posteriori sembrano delle cavolate se penso all'esame di istologia, nel senso erano cose facilissime. Però ovviamente ai tempi l'idea di studiare per un esame un libro di questa mole spaventava chiunque. E io al contrario avevo ingranato bene e questo quindi mi ha fatto salire tantissimo l'autostima e ho iniziato anche a credere di essere infallibile. E questo può essere positivo perché comunque credere in se stessi, avere un'alta stima di sé può essere un'arma potente, ma al contrario, cosa succede? Il giorno che fallisci è una botta. E questo mi è successo con l'esame di fisiologia, quindi siamo al terzo anno. Anche lì avevo studiato con un'amica in modo maniacale, del tipo che veramente sapevamo tutto e avevamo una professoressa severissima che faceva molta paura, e quindi anche fare l'orale con lei era una cosa spaventosissima. Prima dell'orale esisteva lo scritto, che era, diciamo, una scrematura. E lo scritto tutti lo sottovalutavano perché, boh, alla fine il problema vero era l'orale. Bene, sono stata bocciata allo scritto. Mi ricordo che era il giorno prima del mio compleanno, che è il 3 febbraio. Io mi beccavo ovviamente tutti gli esami intorno al mio compleanno. Crisi nera, nel senso che ho pianto tantissimo, non lo riuscivo a accettare. Per me era assurdo aver fallito, essere stata bocciata a un esame. Ovviamente c'era il secondo appello che era a fine mese, quindi neanche una cosa devastante da dire, devo aspettare 5 mesi. Però io questa cosa l'ho subita tanto. Ovviamente lì mi sono messa a studiare ancora di più e poi a fine mese ho rifatto lo scritto, ho passato lo scritto, ho fatto l'orale, ho preso il mio bel 28, ero felicissima. Però ecco, lì mi sono per la prima volta resa conto che in realtà potevo fallire. E questo forse è stato un bene, perché poi è anche un po' cambiata la mia visione su tutto, nel senso che ho iniziato ad avere molta paura, perché mi dicevo: ok, non sei infallibile, potrebbe essere che l'esame non andrà come vorrai. Ma di come sono cambiata, di come è cambiato il mio approccio allo studio, alla medicina, tutte le considerazioni, i pensieri e le conseguenze, e anche come magari ho capito qual era la mia specialità, ne parliamo più avanti. Con questo video volevo raccontarvi quello che è stato per me medicina all'inizio, i miei primi 3 anni, di cui avrò sempre un ricordo felice perché sono stati anni belli. Sono fiera di me, di come ho affrontato lo studio, di come comunque me la sono goduta, perché ecco, forse questo non ve l'ho detto, ma è vero, studiavo tanto, mi rinchiudevo a casa con le mie amiche, facevamo delle sessioni in cui si studiava dalle 9 del mattino
mattino alle 7 di sera, tutti i giorni, fino all'esame. Ma anche di quello io ho dei bei ricordi, perché comunque farlo in compagnia è il mio consiglio che vi ho sempre dato anche riguardo la preparazione del test di specialità, se avete visto i video, è quella di trovarvi dei compagni con cui riuscite a studiare, perché è veramente l'arma migliore. Vi motivate a vicenda, riuscite a fare molto di più e soprattutto unire due teste vi risparmia un sacco di lavoro. Comunque, a parte ciò, questo era per dire che quegli anni io sì studiavo tanto, ma me la sono anche goduta. Ero fidanzata con Luca, riuscivo a dedicare anche tempo a lui, ci vedevamo, facevamo cose, così come con i miei amici comunque continuavo a uscire e avere una vita sociale. Quindi quello assolutamente non è vero. Ovvio, bisogna sapersi organizzare, magari i periodi a ridosso degli esami erano un attimo più impegnativi, mi chiudevo in casa appunto, però poi le vacanze le ho sempre fatte. Anzi, i miei viaggi migliori li ho fatti proprio durante gli anni di medicina. Spero che questo video, questo primo piccolo video, vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, lasciate un commento se volete per dirmi un po' qual è stata invece la vostra esperienza finora e se avete consigli per i prossimi video. Sicuramente il prossimo video parlerà dei restanti anni con appunto le considerazioni che poi ne sono derivate. Niente, io sono felice, se vi interessa l'argomento fatemelo sapere e ci vediamo nel prossimo video.